artista grande Aida, che questa sera interviene anche lei con un'opera artistica di grande pregio per sposare la causa della solidarietà. Aida, che cosa hai deciso di omaggiare? Sì, buonasera, sono contenta di essere qui in una bella manifestazione che cioè, è un posto magnifico, gente magnifica, cioè, sì, ho voluto donare questo quadro della Madonna Sette Spade, che comunque rappresenta cioè, una cosa che non riesco più a dire. Comunque è una tua opera scelta apposta per questa occasione o l'avevi già preparata? Sì, comunque con questa opera già questa opera è stata già esposta a Biennale di Palermo a cura di Sgarbi. Comunque è stata una anche bella manifestazione, cioè una bella mostra. Sì, ho voluto donare questo quadro perché comunque volevo donare da prima, quando è nato questo quadro avevo voglia di donare una chiesa, cioè una beneficenza. Questo è molto bello da parte tua. Io ti voglio chiedere, ti vedo spesso sui social network, sì, molto attiva con il professor Sgarbi, quindi sì, partecipo a tante manifestazioni, tante mostre curate da Sgarbi, cioè perché è bravissimo, è migliore critico, quelle che conosco io, sì, cioè le sue manifestazioni e le mostre hanno un grandissimo valore e che cioè, per partecipare che e ti danno anche risalto. Aida, tu che origini hai e da quanto tempo sei qui in Italia? Sì, sono russa uzbeka, vengo dal Uzbekistan, è quasi 20 anni che sono qua, comunque sono già italiana e vivo nelle Marche al momento. Ecco, allora noi ringraziamo Aida perché ha espresso attraverso la sua opera artistica anche il fatto di essere così vicina alla causa, e adesso andiamo a sentire altre due strepitose interviste e concluderemo poi con la dottoressa Claudia Corina Benedetti. Grazie.